Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La terza commissione consiliare di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione concernente iniziative finalizzate a rafforzare il sistema di protezione e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, assicurando un progetto personalizzato che, garantendo la libertà di scelta, potenzi l'offerta delle prestazioni e dei servizi volti a favorire la permanenza nel proprio domicilio. Il servizio. L'atto impegna la Giunta regionale a ottimizzare e razionalizzare le risorse economiche e i servizi anche nell'ottica della riduzione dei ricoveri in ospedale e nelle strutture residenziali, indirizzare maggiori risorse al sostegno della domiciliarità attraverso l'implementazione di interventi di assistenza domiciliare, promuovendo l'assistenza personale autogestita e le azioni di sostegno economico alle famiglie, con l'obiettivo prioritario di favorire e garantire per tutti gli aventi diritto il miglioramento delle condizioni di salute e benessere della persona non autosufficiente e dei familiari. Si vuole anche assicurare a tutte le persone non autosufficienti, senza distinzione tra disabilità gravi e gravissime, un progetto personalizzato e partecipato che riguardi non solo gli interventi diretti, ma anche il contesto familiare e sociale per la piena salvaguardia dei diritti e della dignità di ogni essere umano, garantendo in pari tempo libertà e reversibilità delle scelte. Dovrà essere garantita la libertà di destinazione delle risorse tra forme di assistenza diretta o indiretta, quali assegni di cura e sollievo, volti a sostenere l'impegno delle famiglie per quanto riguarda i costi relativi agli assistenti personali e a tutte le figure utili a supportare il progetto personalizzato e la permanenza a domicilio. L'obiettivo è riuscire a garantire assistenza per l'intero arco delle 24 ore, implementando forme di ospedalizzazione domiciliare strutturate su più livelli di intensità, che ricomprendano prestazioni di tipo medico-infermieristico, sociosanitarie e sociali, attivabili sia in forma diretta che indiretta nell'ambito di un progetto personalizzato. Via libera a larga maggioranza alla proposta di legge per l'istituzione delle cooperative di comunità come strumento di valorizzazione del protagonismo delle comunità locali. Con 7 voti favorevoli di Casciari, Chiacchieroni, Smacchi del Partito Democratico, Rometti dei Socialisti, Solinas del Gruppo Misto Movimento Democratico e Progressista, De Vincenzi del Gruppo Misto Umbria Next, Ricci del Gruppo Misto Ricci Presidente e l'astensione di Liberati del Movimento 5 Stelle, la seconda commissione, presieduta da Carla Casciari, ha dato il via libera alla proposta di legge dei consiglieri Silvano Rometti dei Socialisti e Carla Casciari del Partito Democratico, che mira a favorire la nascita anche in Umbria delle cooperative di comunità. L'obiettivo, come hanno spiegato gli stessi promotori, è quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Il fine dovrà essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica. Il riferimento delle cooperative di comunità è costituito dai comuni ricadenti nelle 3 aree interne, area sud-ovest dell'Orvietano, l'area del nord-est, l'area appenninica, area della Valnerina. Potranno tuttavia essere costituite cooperative di comunità anche in altri ambiti territoriali, prestando comunque attenzione particolare per i comuni sotto i 3.000 abitanti. Questo strumento di cooperazione può assumere la veste di cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste. Il Comitato di Controllo dell'Assemblea Legislativa ha esaminato il rapporto sugli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati in ambito regionale nell'anno 2017. All'ordine del giorno del Comitato per il Controllo e la Valutazione, il rapporto sugli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati in ambito regionale nell'anno 2017, quale adempimento alla clausola valutativa prevista nella legge regionale 3 del 2010, che disciplina i lavori pubblici e detta norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici. Dal documento predisposto dal Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Organizzazione di Palazzo Cesaroni, basato sulla relazione della Giunta regionale che prende atto delle elaborazioni
elaborazioni dei dati sull'andamento degli appalti pubblici prodotti dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, è emerso che i quattro organismi previsti dalla legge, il Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, la Commissione di esperti per formare l'elenco e l'aggiornamento dei prezzi utili per la predisposizione dei bandi di gara, la Commissione per la formazione dell'elenco regionale dei professionisti per i servizi di architettura e ingegneria, a cui vengono aggiunti gli archeologi, formando un elenco a disposizione delle stazioni appaltanti, risultano essere tutti istituiti ed operanti. Viene sottolineato come la nuova normativa abbia riservato particolare attenzione alla valutazione della sicurezza e all'offerta economicamente più vantaggiosa. Altro dato importante riguarda le percentuali previste nei singoli bandi di gara riservate alla sicurezza, che osservando i trend storici risultano in costante crescita. Tuttavia, la complessità del codice degli appalti mette in luce difficoltà riscontrate soprattutto negli enti locali. È tornata all'ordine del giorno della seconda commissione consiliare la proposta di legge di Attilio Solinas che mira a disciplinare le emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno. Sulla proposta legislativa in questione la seconda commissione ha ascoltato nel tempo i due assessori regionali all'ambiente e alla salute, l'ARPA, le associazioni di categoria e alcuni comitati territoriali. La commissione ha deciso di prevedere ulteriori approfondimenti in sede congiunta di seconda e terza commissione per conoscere più in generale il tema della valutazione dell'impatto sanitario dei siti produttivi. Prosegue in prima commissione l'esame della proposta di legge di iniziativa della commissione antimafia che mira ad apportare modifiche alla legge regionale sul contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso. Nell'ultima seduta sono stati approvati 3 emendamenti che riguardano il sostegno all'occupazione di chi lavora nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, un ruolo di proposta dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata per l'utilizzo dei beni confiscati, la tutela della legalità nella filiera agroalimentare regionale. Presentato a Palazzo Cesaroni il volume di Vincenzo Pelliccia, operatore del centro video dell'Assemblea Legislativa. La seduta è aperta. L'indice delle registrazioni audio-video delle sedute consiliari dal 1970 al 2018. 48 anni di storia politica ed amministrativa, racchiusa nelle sedute del Consiglio regionale dalla sua nascita 1970 al 2018. Tutti gli atti consiliari di quasi mezzo secolo sono contenuti in un volume dal titolo La seduta è aperta. Il lavoro, curato da Vincenzo Pelliccia, per oltre 40 anni telecineoperatore del centro video dell'Assemblea Legislativa ed in quiescenza da poche settimane, è stato presentato a Palazzo Cesaroni lo scorso giovedì 21 marzo alla presenza della Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porsi. Conosciuto Vincenzo Pelliccia non da Presidente del Consiglio, ma da quando era assessore in provincia, perché nelle mie molteplici attività spesso cercavo la collaborazione dell'istituzione di fronte e mi sono avvalsa in più di una occasione della qualificata e competente prestazione professionale di Pelliccia, per cui lo voglio ringraziare pubblicamente per aver svolto questo lavoro all'interno del Consiglio con grande passione, con grande dedizione, con una presenza costante, di supporto anche all'Aula, devo dire non indifferente, è stata una presenza perlomeno per quello che mi ha riguardato veramente forte. E lo voglio ringraziare anche per questa sua disponibilità nei confronti del territorio, perché in molte occasioni Vincenzo si è reso disponibile a catturare immagini, a sostenere le iniziative della nostra bella regione, cercando di portare il contributo dell'Assemblea Legislativa anche nelle zone più periferiche, quindi cercando di star vicino alle piccole iniziative che fanno grande la nostra regione. Di questo lo voglio ringraziare. Questa raccolta, che rappresenta un importante lavoro per il nostro archivio, e oggi forse non ce ne rendiamo conto, ma io che sono un'appassionata di lavori archivistici dico che è un patrimonio straordinario che lasciamo alla nostra collettività e a chi verrà dopo di noi.
Vincenzo Pelliccia non ha nascosto le difficoltà incontrate nella ricerca e nel riversamento delle registrazioni delle sedute, soprattutto quelle più datate, dove venivano utilizzati i nastri magnetici posizionati su registratori a bobine. Le difficoltà sono state notevoli. La prima cosa, perché i nastri audio venivano registrati in bobina. Ogni bobina venivano registrati quattro consigli regionali. Le difficoltà, la prima legislatura è avvenuta quando i consigli regionali, siccome i nastri venivano riregistrati sopra e ritrascritti, il consiglio regionale era più lungo, andava bene perché andava a rincidere la pista magnetica e ritornava la traccia del consiglio, ma quando il consiglio regionale era più breve in quella pista che veniva registrata, al finire di quel consiglio regionale riprendeva l'altro, per cui quando avevo dovuto riversare questi nastri dovevo essere anche attento a vedere quando terminavano questi consigli regionali. Parole di elogio sia per l'importante lavoro documentale portato a compimento che per l'impegno lavorativo dimostrato negli anni da Vincenzo Pelliccia sono state espresse dall'ex segretario generale dell'Assemblea Legislativa, Franco Todini, da Pino Sbrenna, presidente dell'Associazione Ex Consiglieri Regionali, e da Mario Squadroni, docente di archivistica all'Università di Perugia, presenti alla cerimonia di presentazione del volume. Fin dall'inizio il Consiglio regionale si è sempre caratterizzato con un'apertura nei confronti dell'esterno e quindi allora si chiamava partecipazione, oggi si chiamerebbe condivisione della conoscenza, estremamente significativa. E ovviamente questo lavoro di raccolta, catalogazione è estremamente importante perché raccoglie in un unico, diciamo, archivio tutte quelle attività che sono state svolte e che sono state condivise da parte del Consiglio regionale, prima in formato audio, poi anche in formato video. Mettere a disposizione strumenti di conoscenza della nostra identità, del nostro passato, di quanto si è fatto per cercare di dare risposte, non tutte saranno state certamente appropriate ai bisogni della nostra regione, e lasciare questo patrimonio di conoscenze per il futuro è una speranza che mi consente di poter guardare al futuro non con pessimismo, ma con un futuro che riscopra il piacere della ricerca, della documentazione, della volontà di prepararsi sugli atti, e quindi anche per questa via ridare slancio ad una prospettiva di valorizzazione istituzionale che ho visto calare progressivamente in questi decenni. Stiamo parlando di un documento estremamente importante perché nella gerarchia delle fonti la registrazione delle riunioni consiliari è un documento fondamentale. Agli inizi questo documento era stato riprodotto su pizze, su nastri, che rischiavano di, con il tempo anche di deteriorarsi, quindi erano nastri magnetici. L'intervento è consistito nel trasmigrare tutti questi dati così come erano in origine su un supporto informatico. Quindi noi siamo passati da un supporto analogico ad un supporto digitale. E questa è una grande... questo merita di essere sottolineato, perché da un'unica copia che rischiava di perdersi, attualmente siamo in grado di duplicare anche le copie che abbiamo fatto. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.